Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata delle mirabolanti avventure di Jason Brodino. Il mio nome è come sempre Quit108 e quest'oggi onestamente l'avventura di prima non è che è andata iper bene, se c'è nel senso l'aver preso questo avamposto l'ho fatto veramente a cavolo, però ho trovato l'11ª memory card su 20, quindi va tutto bene. Per proseguire allora, sulla via del guerriero dovresti dare un'occhiata. Facciamo questa missione qua. Incarichi sulla bacheca. E dopo aver fatto questa missione qua che abbiamo preso qui, ovviamente andremo a fare. Ci deve essere. Sì, non mi ricordo mai, da qualche parte. C'era. Allora forse stavo. C'era una missione da... Ah no, è vero, perché non si vedono le missioni. Sono babbo. E le faccio vedere dopo quelle che faremo. Sei nato per farlo? Anche Rocco Siffredi, allora. Lui probabilmente è nato facendolo. Ah! Beh. Tutti sono nati facendolo, tra virgolette. Però mi capite. Cioè, non è difficile. Non ho visto cosa devo cacciare. Con un arco sempre, perfetto. Il raro Komodo insanguinato. Fuck. I Komodo. Stanno vicino all'acqua, no? Pom 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 pom. Ho trovato il Komodo insanguinato. Beh, intanto uccidiamo questo. Sei incazzato e basta. Sei incazzato e basta. Ok. Non ti incazzare. Lo faccio per il tuo bene, lo giuro. Ok. E scogliamolo. Yeah, la borsa per le granate grande possiamo farci quando avremo gli altri pezzi. Probabilmente. Ok. Perfetto. Ora che abbiamo fatto questa, infatti, come vedete c'è questa missione qua da fare. E poi credo che faremo questo ricercato qua. Yeah, sounds good, yeah. Perfetto. Quindi teletrasportiamoci all'ingresso del tempio. Ok. Because that's how we roll in questa, in queste mirabolanti avventure. E poi M di nuovo, perché non ho messo a segnare, cioè l'ho dovuto levare per trasportarmi. Eccoci qua. Di nuovo la mia cara amica, il mio caro amico Quad. Perché Quad è maschile, non è femminile. Aspetta, Quad è maschile. Cioè, ha un sesso Quad, perché se ha un sesso è maschile. Però non so se si può dare un sesso a una parola tipo Quad. Beh, sì. Il cuore si può. Dilemmi italici per cui tu non hai. Allora, andiamo di qua. Andiamo di qua. E poi di qua. Qua. Chi diavolo vive qua? Lui, evidentemente. Ciao zio. Tutti i tuoi gemelli. Io più grossi però. Cosa stai facendo? Vedrai, saremo di nuovo al sicuro. Cosa stai facendo, zio? Ma boh, vabbè. Jason. Sono Simham. Simham. Sono cioè simulatore. Amico di Dennis. Quindi io e te siamo amici, giusto? Io non sono proprio amico di Dennis. Ma continua. Esatto. Tu hai girato molto azzardato l'isola. E scommetto che gli antenati si stanno struggendo per quel che è successo ai loro bellissimi templi. E anche quel che è successo a Citra. Alcuni di noi vogliono restaurare i templi, ma mi mancano le tavolette incise che erano affisse ai muri. L'armata imperiale le ha rubate 60 anni fa. Ma credo che siano ancora sull'isola. Ah sì? Vuoi vedere se riesco a trovarle? Lo faresti?
Starò attento. Oh, grazie, sono onorato. Tu lo sai che ti chiami Sim Ham in inglese, è praticamente simulatore di prosciutto. Maledetti pirati. Sì. Sono peggio. Devo recuperare. Perché c'è questa zona qua, ma i puntini sono bene. Recuperiamo tavolette. Ya. Yeah. Come trovare io tavolette? A caso? Probabilmente io trovare a caso. Tavolette. Tavolette del cesso per delle assi storiche. Allora. Se fossi una tavoletta, dove mi nasconderei? Magari qui sopra. Può essere, io non giudico nessuna tavoletta. È che non so neanche come è fatta una tavoletta, nel senso. Quindi come diavolo faccio a trovare una tavoletta? Almeno dammi qualche indizio, zio, dai. Non puoi gettarmi così sotto un tram. Vediamo un po' se troviamo qualcosa con la nostra cara. Cioè, ma poi se tutte le tavolette sono praticamente qui. Ho capito che devo recuperare tutte le tavolette grazie al ceppo. Sono sempre verso il centro queste cose, ma ovviamente a sto giro non saranno verso il centro, no? Come la riconosco io una tavoletta? So come sono fatte quelle del water, ma più di così. Le hanno rubate i giappi, quindi magari c'è un giappo morto da qualche parte, io non lo vedo. Potrebbe essere, sai? Allora. Qua. Andiamo qua su. Secondo me qua su è uno dei miei riposti da cercare, però non sembro capace di trovare nulla. Tavoletta! Ok. Adesso so come sono fatte. Vedi? È molto più semplice se io sapessi come sono fatte. Non mi stirate, grazie. Molto gentile. Quindi di qua. Whoop. Tun 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 tun. Tun 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 tun. Andiamo, Jason. Ormai abbiamo capito come funziona. Quindi. Su di. Di là. Sì. Va bene, fate le scale. Persona triste. The fuck? Oh, ho capito. Allora, com'è che era? 7? No, questa non è. Questa è una freccia incendiaria. Questo è un C4. Potrei usare il C4. Sali. Vai, facciamo saltare questo muro, Jason. Yup, ha funzionato. Tavoletta lì. Perfetto, e sopra c'è una reliquia. Tavoletta. Come avrei fatto a salire se... non avessi, cioè se non avessi avuto degli esplosivi non sarei potuto salire, non avrei potuto completare questa missione. Oh. Meno male che vado sempre in giro con una decente scorta di... Zio, che ti hanno fatto? Sembri Lee Sin. Lol.
Ok. Prendiamo questo VOD. Vodka. E torniamo all'altro ponticino. Buongiorno ragazzi. Wow, wow. È qua dentro? Sì. Fuck. Perché c'è della gente morta nei tempi racket? Me lo spiegate? Lì c'è una reliquia. Sento dei rumori strani io. E sono molto spaventato. Quindi terrò fuori il mio fucile. Reliquia. Feticcio del cinghiale. Il cinghiale. Che animale. Fuck. Perché vedo dei riflessi rossi? Io non voglio morire. È chiaro a tutti? Tavoletta! E non cercherò lì sotto se c'è qualcosa. C'è una reliquia. Va bene, so che se non la prendo voi mi cagherete il cazzo a vita, vero? E va bene. L'ho presa. Contenti? Grazie. Dannati fanosi di completionist in inglese, ma completizionisti in italiano? Beh. Comunque. Jason, grazie. Grazie, amico, grazie. Non ti preoccupare. Le tavolette sono la nostra storia. I nostri antenati le usano per parlare e noi li onoriamo ascoltando, capito? Ci hai fatto un grande favore. Tieni, te lo meriti. Per così poco. Ho solo nuotato fino alla mia morte rischiando di incontrare un alligatore che mi attaccasse. $500 mi sembrano giusti. Vabbè. Prossima missione, number 2. Io ho ricercato qua. Yeah. Vabbè, ti dovevo. Perché non posso viaggiare se metto il segnalino? Vabbè che tanto non mi serve il segnalino lì, perché è lì, non è difficile. Vediamo un po' se posso comprare munizioni. Yes. Perfetto. Ah già. Scambiamo di nuovo l'arco per il mio mitra, va? Armi uniche. Oddio, un bull. Nuovo. Compriamo. Bull. Yes. E lo utilizzeremo sugli amici del ricercato. Però ovviamente dopo aver ucciso il ricercato, perché sennò è anti-sgamo, no? Cioè tipo, sì, devo fare le cose stealth. Tiriamo fuori. Perché no? Ah, non l'ho equipaggiato. Che tristezza. Sono una persona tristissima. Armi uniche. Bull. Personalizza. Non si può personalizzare. Usa. Al posto dell'arco. Perfetto. Come stavo dicendo, lo userò sugli amici del ricercato, perché anche se è un po' antisgamo, perché tipo, sì, andiamo ad uccidere qualcuno in modo stealth. Pff, non funziona. Quella è una tigre bianca, quella seduta lì. Un cecchino tiene sotto scacco parte di una spiaggia qua vicino. Uccidilo con un pugnale in omaggio alla tradizione. Ma è un cecchino, cazzo! Non posso ucciderlo con un cecchino? Vabbè. Quanto è lontano sto cecchino, oltretutto? A sti cazzi. È veramente a sti cazzi mille metri. Prendiamo la macchina. Ok.
carità di Dio. È un po' arrugginita, ma considerando l'utilizzo che ne faccio io delle macchine. Spegni la radio, per carità di Dio. Tipo questo. Bam! Buongiorno. Essere arrugginita è il minimo dei problemi, onestamente. È che se vai a 60 all'ora ti si spacca il vetro, probabilmente. Che l'aria si infila nelle crepe ed esplode, eccetera, eccetera. Per questo è sempre importante non avere crepe sul parabrezza. Che è il mio nome per il parabrezza. Oh, adesso ho capito come ci sono finite un sacco di macchine qua dentro. Non è possibile. Tutti prendono quella strada e poi fanno Non sono il primo. O potrei esserci entrato più volte e non essermene accorto. Quella potrebbe essere un'ipotesi. Allora, yeah, un jolly. Il jolly, che bello il jolly. Mi serve la pelle di cinghiale. Cinghiali? Due con un colpo. Beh, che è uno shotgun, però. Cinghiale. Ah, posso già realizzare l'imbarcatura media. Imbarcatura. Quella grande serve pelle di drago di Komodo. Ovviamente, ho appena fatto la missione. Devo uccidere i draghi di Komodo. Mi sembra giusto. Vediamo se posso utilizzare qualcos'altro. Nine. Allora, potrei arrivare in modo fuck, molto stealth, dall'acqua. Sempre che non ci siano così tanti squali. Non vedo ancora il cecchino, quello capo. Ovviamente il covo di un cecchino è pieno di fottuti cecchini. Mi sembra giusto. Corriamo. La madonna, che cazzo ti guardi? Go Jason, molto stealth. Non ho che mai visto nessuno. Ah, è lì. Aha. Come cazzo faccio adesso? Direi che la mia best bet sia... Ah, c'è un altro lì. Famoso stick. Tagliamolo. Perfetto. Mi spezia a fare il giro di là. Tu non mi vedi. Perfetto. Come hanno fatto a non vedermi? O sono solo loro? Sono dei cecchini molto abili, evidentemente. Allora, lui se ne torna indietro, lui se ne torna indietro. Quindi adesso uccidiamo lui. Ok. Questi qua sono tutti girati, quindi uccidiamo lui. Ok. Lo portiamo qua dietro, perfetto. Manca qualcuno? Voi che dite? Yes. Oh fuck, l'ho missato. Manca qualcuno. Ok. Perfetto. Molto easy. Cecchino che se la sbulleggiava lì, seduto, faceva io sono cecchino, io tengo sotto scacco tutti. In realtà solo un fucile a cecchino. I veri cecchini erano quei due lì che stavano lì appostati. Quindi va bene. E niente ragazzi, credo che per questo episodio sia tutto. Come sempre scusate se gli episodi risultano troppo corti ogni tanto, ma è perché dipende dalle missioni. L'ho già detto, io faccio le missioni in sequenza e finiremo tutta la mappa, quindi le faremo tutte, ci vogliono 10 minuti o ci voglia un'ora e mezza. Quindi farò anche un video di un'ora e mezza se le missioni mi richiedono un'ora e mezza per completarle. E se c'è un'altra missione di ricerca potrebbe essere. Comunque, vi ringrazio come sempre di avermi seguito. Il mio nome è come sempre Quito108. Ciao a tutti!